Eccoci qua. Buonasera, Salve a tutti. Buonasera. La Diana sta mangiando un teschio, ma non preoccupate. Come gli si può fare? Un po' la invidio. Beh, un po' Conte Ugolino. Privilegio Stavo per dire Conte di Uguccione. chi? No, è una cosa che mi data. È un personaggio di uno degli show della Jalap. Ok. Ad ogni modo, siamo qui per intraprendere la prima sessione con i tre personaggi che abbiamo creato nelle scorse settimane. Potete vederne un sunto nelle immagini che passano in video. Dove ci porterà questa storia? Dove ci porteranno queste anime? Cosa ne sarà di loro, cosa ne sarà di noi e della nostra reputazione? Questo non possiamo saperlo. L'unica cosa che sappiamo è che contiamo di divertirci tanto, nella buona e nella cattiva sorte. E se magari non faccio sfregare il rumorosamente il microfono contro la maglietta, è Esatto, meglio. meglio. Sembrava brutto farlo notare. Va bene, quindi io passerei la parola al master a questo punto. Perfetto. Allora, se vogliamo anche magari mettere sullo stream già la nostra paginata di Roll20 che Ah, useremo sì. per una Aspetta, toccata, visto che l'abbiamo preparata con tanto di title screen. fammi togliere tutto. No, questo no, questo via, il sun via. Già si inizia, levati! No! La nostra reputazione è Basta, via, guarda che finito. guarda lì. Ma vogliamo spendere due parole su questa immagine introduttiva dell'avventura in questo masterpiece di design e digital art. Un'opera di una magnifica fusione. Allora, cominciamo. I nostri tre eroi, per vie alterne, poiché ancora non si conoscono tra di loro, sono giunti nel piccolo villaggio di Oakhurst. Poteva chiamarsi San Giacomo sul Panaro, no. Oakhurst, va bene. Questo Se l'avessimo villaggetto. scritta noi. Sì. Esatto, la prossima. Questo villaggetto di 900 anime si trova in una zona un po' desolata, un po' isolata rispetto ai traffici principali. Un tempo, in passato, ci passava vicino una strada molto importante, che però è caduta in disuso per eventi accaduti lontano da qui e che questa sera non ci riguardano. E in questo piccolo villaggio si sono trovati i nostri per diversi motivi. Tortellina de Tortellini è giunta qui, poiché, Per cambiare nome. no, anche se. È giunta qui perché sta cercando qualcuno. Sa che una banda di goblin sale in superficie da qualche luogo sotterraneo in questo villaggio 2 volte l'anno per vendere un frutto misterioso, ma a lei poco importa di questo frutto. Quello che le importa è che sospetta che questa tribù di goblin sia quella dell'infame maestro Lavrenti, che tante odissee ha fatto passare, esattamente. Qui c'era il flashback di lei che urlava al monastero, precisamente. E quindi conta di ritrovare proprio, almeno se non lui stesso, alcune informazioni su dove rintracciare l'infame maestro Lavrenti. Nesu Johnny, tu sei arrivato con la tua sgargiante giubba gialla e il tuo Una elegante tromba dietro. cappellino azzurro, esatto, ballando e cantando però con grande disagio lungo la via. Perché anche tu stai cercando qualcuno, Nesu John. Tu stai cercando il tuo maestro Adam, scomparso chissà dove, dopo averti lasciato soltanto questo cappellino imbarazzante. Era tipo andato a comprare un po' di guano, cioè come Ti ha funziona? detto che era uscito a comprare le sigarette, il maestro Adam, e non è mai Probabilmente. più tornato. Però in realtà hai scoperto che sospetti, quantomeno, che ti abbia lasciato indietro per metterti alla prova.
ti abbia lasciato indietro per metterti alla prova. E a me mi viene da ridere perché vedo i disegni che sta facendo Lolo. E ti è giunta voce che nelle rovine vicino a questo villaggetto di Oakhurst ci sono dei segreti arcani di qualche tipo, e forse il tuo maestro Adam si è diretto proprio in questa direzione da alcune voci che hai raccolti su questo Firbolg misterioso dal naso rossiccio. Come me. Esatto, come me. E sospetti che sia da queste parti. E forse è il modo giusto per ritrovarlo. Esplorare maggiormente la zona qui intorno. Invece tu, Alexandru Sommer, sappiamo che vieni da un passato turbolento, sei giovane, eppure sei già stato esiliato dalla tua tribù per motivi che abbiamo già delineato, su cui non andremo a ridiscendere per evitare la censura. Per motivi riproduttivi. Riproduttivi, esattamente. E ti trovi qui a Oakhurst per un semplice motivo. Sai che ci sono delle rovine? Sai che ci sono dei goblin, sai che la gente tutto sommato vede di buon occhio chi mena i goblin, e ti sei detto: mettiamo a frutto la mia abilità di menare le cose, riconquistiamo l'onore menando parecchi goblin, parecchie creature, qualunque si muovano, e in questo modo riuscirò a riottenere il favore del mio clan e anche magari a conoscere qualche turzella lungo la via. Sempre per il clan, sempre per rafforzare il clan, non sia mai, eh? Mm-hmm. E quindi per questo motivo il nostro buon Alexandru Sommer a sua volta si trova qui. E tutti e tre vi trovate dove esattamente? In questo villaggio. È sera, è giunta, è calata da poco la sera, è estate, un po' più o meno questo periodo come ci troviamo nel mondo reale, quindi attorno agli inizi di giugno. C'è un bel clima piacevole qui a Oakhurst, ma nonostante questo vedete che la gente, man mano che voi state arrivando da direzioni diverse all'interno del villaggio, la gente inizia a chiudersi in casa, vedete tutti affaccendati, anche i contadini che chiudono bene i recinti degli animali, vedete, insomma c'è un po' di nervosismo nonostante sia una piacevolissima serata. E tutti e tre vi ritrovate, un po' per forza, un po' per necessità, alla taverna del vecchio cinghiale, on the Old Boar Inn, all'interno della quale alcuni dei locali stanno sbevazzando simpaticamente e a tenere le fila di questo establishment c'è il buon Garon, un umano di aspetto poco descritto, così tanto poco e significativo che anche il testo che accompagna questa avventura ci dice soltanto che è un umano e che fa il taverniere fondamentalmente. Scusate, ma io non so disegnare i cinghiali. Pensavo che era Garon. E che Garon non è proprio un umano a quel punto, però. Infatti ero per questo. Questo è praticamente il vecchio bovino con i denti storti. Non so fare un cinghiale. È stata già un'ottima prova. Fa tanta simpatia. Old cinghiale. Secondo me sembra giusto. No, perché tu non vieni da questo pianeta, esatto. Aliena. Lei è bellissima. E il vecchio Garon vi accoglie con la cordialità tipica di questi luoghi sperduti quando arrivano degli stranieri. E guardandovi, che arrivate più o meno uno di seguito all'altro, oltretutto, e siete tra i pochi non umani di questo villaggio. Cosa volete? Che su siete? Che ci fate qui? Arriviamo tutti e tre insieme? Arrivate più o meno insieme, e tant'è che Tortellini e Tortellini e Alexandru, che sono due armadi a tre ante, hanno anche una certa difficoltà nel ristretto androne. Nell'ingresso, diciamo, più che andrò di questa taverna. Sto cercando un goblin. Sei arrivato al posto giusto, allora, ma... Bene, dove sono i goblin? Un po' lontano. Mi chiudete la porta, per favore. Nessu si è appiattito dietro la porta il più possibile. Subito. No, ma è lontano, non le compito. Quanto lontano? Abbastanza, ci vuole una giornatina di marcia. Allora devo partire subito. Ma è notte, è pericoloso. Guardi, signorina,
signorina? Sì. Madame. Sì. Madame. Oddio. Prego, madame. Prima di me. Entrate attento prima di me. Attento al tra... Sì. Al trave. Ah. Nulla che io non possa riparare. Sarà mio compito domani mattina rimetterlo in sesto, prima della mia partenza. La ringrazio. Ma voi te la siete insieme? Siete un circo? Non ho mai visto tali fattezze di fronte a me. Neanche io fino adesso. Ero anche più contento prima. Vabbè. Bene, signori. Nel frattempo c'è calato il silenzio e tutti vi fissano, perché siete un gruppo, insomma. Adesso è così a disagio. Ma ha il suo frammento di maschera, su questo è importante. Assolutamente. Il taverniere lo guarda. Il taverniere è un umano? Sì, è un umano, il buon Garon. Vabbè, voi tre sedetevi da una parte, guardate lì quel tavolino lì nell'angolo. No, non quello, quello dietro, quello nascosto dietro a quello. Ecco, sedetevi lì che poi vi porto qualcosa. Grazie. Questa è una microaggressione. Non ho conoscenza di voi, giovani stranieri, ma prendiamo posto insieme. Vedo che non c'è altro posto, tra l'altro. Ma in realtà c'ero. No, grande nella, abbastanza. Nell'angolo, ho detto. Zitti, nell'angolo. Mi domando come faccia a far soldi. Anche piuttosto. Non è molto simpatico. Ma stiamo per darglieli, però. Questo è tutto da vedere. Ma in cambio di beni e servizi... Ma ci vuole garbo in questi mestieri. Beh, okay. Visto che il destino ci ha messo l'uno di fronte l'altro, qual è il vostro nome? Il mio nome è Alexandru Sommer. Io sono Tortellina dei Tortellini. Non riuscirò mai a sentirlo senza di me. Io sono Nesu. Buongiorno a voi. Cosa vi porta in queste lande sperdute? Io cerco il mio maestro. Io pure cerco il mio maestro. Davvero? È lo stesso? Forse. Aveva un altro allievo. Già, crisi. Crisi. Non lo so. È un goblino. Forse non era lo stesso. Ah, peccato. Un goblin. No, meglio così. Sì, suo nome è Lavrenti. Cattivo. Il vostro maledetto. Il vostro maestro era si chiamava il tuo maestro. Era. Adesso non più. Devo trovare lui e ucciderlo. Il tuo maestro ti ha tradito? Sì. Oh mio Dio. Sono venuto qua per trovare lui. È una cosa che succede. Può succedere. Non pensavo. Quindi è la vendetta che vi muove. Sì. E poi voglio tornare a casa, è tanto tempo che sono qui, lontano, ma... Da dove provenite? È una storia lunga e forse adesso non abbiamo abbastanza tempo, ma vengo da un paese molto lontano e un giorno mi sono svegliato qua, in questa zona, e niente... Non ho mai visto niente di questi posti prima, è stranissimo, e nessuno ha mai sentito di mia città. Immagino che sono molto lontano a questo punto, ma
Devo trovare un modo per tornare a casa. Beh, cara madame, spero che riuscirete nel vostro intento. Grazie. In quella arriva il taverniere che vi porta alla cena, menù fisso. Stufato, classico, tipo in piena estate, ma caldo, schifoso. Una cacchia di insalata non ce l'aveva, no. Stufato. Beh, comunque sono gli inizi di giugno, io stasera ho cenato con la minestrina, quindi... Ma tu ti vuoi immergere nel personaggio. E vi porta appunto questo stufato, tre boccali di birra annacquata, e vi dice: voi avete intenzione di stare per la notte, immagino. Se c'è posto almeno per questo. Io volevo partire subito. Te l'ho già detto. Cosa? Vabbè. Non conviene, di non se sono successe cose brutte ultimamente, la gente va in giro, poi dopo... non ho trovato anche qualche modo, c'è anche scappato il morto, eh. Oh no, cosa? Sì, sì, il povero vecchio Jonathan. Jonathan camminava, era rimasto in ritera, era andato a pescare lungo il fiume, si è attardato a tornare a casa, l'hanno trovato morto il mattino dopo, pieno di punturine, ma non si è capito mica che cosa l'ha fatto fuori. E poi anche un paio di vacche e quant'altro, animali. No, non conviene andare in giro dopo che è buio. Poi fate come volete, però io non ve lo consiglio. Ma da quando è che va avanti questa storia? Sarà qualche mese ormai che c'è questa brutta situazione. Sì, dalla primavera, da quando è iniziata la primavera più o meno. È possibile che nessuno abbia indagato sulle fonti di questi... Siamo contadini, agricoltori, gente semplice, insomma... Fin qui nel villaggio non succede niente, noi siamo rimasti chiusi dentro. Io non, quei pochi avventurieri che avevamo qui, gente quantomeno che sapeva maneggiare una spada, sono andati a esplorare quelle dannate rovine e non sono più tornati. Oh no. Avete detto rovine? Sì, a est di qui, nord, sud, est, ovest, di qui ci sono, non mi ricordo, dicono le note. Si trovano queste rovine di un'antica cittadella, una sorta di solco, potete mancarlo, è lungo la vecchia strada. E lì sì, sono andati verso queste rovine e non sono più tornati. È un bel problema. Non è che voi siete qui per le rovine, vero? Dipende, ci sono goblin lì. Sì, da dove vengono i goblin. E allora sì. Ecco, fate attenzione. Madame Tortellina, forse pensate che il vostro maestro possa essere lì, nelle rovine? Secondo me sì. Lui ha parlato un po' di un posto simile a questo. E immagino che forse lui è venuto da lì. Devo vedere. Se non trovo lui, forse qualcuno ha sentito almeno suo nome e sa in quale direzione è andato. Io pensavo di andare a vedere le rovine, ma... Cosa vi porta lì alle rovine? Ho sentito dire che è un posto di magia. Magia? Perdonate, il mio maestro. Perdonate, ma voi vi intendete di magia? Beh sì, un pochino. Ma voi siete un siete un orco? Beh sì. La vostra gente non pensavo usasse la magia. Beh, evidentemente è possibile. Evidentemente è possibile.
Beh. Questo dobbiamo ancora vedere. Beh, tortellina. Buon Nesu. Io non ho una direzione, non ho uno scopo se non quello di ripulire il mio nome. Da cosa? Dall'onta che la macchia. Quindi, se voi avete bisogno di, non so, di una scorta, di qualcuno che vi protegga, io sono pronto. Va bene. Ma quindi voi andate? Io sì. Siete sicuri, sicuri? 100%. Sono un uomo d'azione. Va bene. Oste. Sì? Quelle stanze? Sì. Una ne ho. Una. Come una? Una stanza comune, è ampia, spaziosa, discretamente pulita. Beh, immagino dovremmo accontentarci. E quanto... E fare il gesto dei soldi. Allora, si tratterebbe di 2 monete d'argento con la cena inclusa. Pago io per tutti, nessun problema. Oh, Madame Tortellina. Vengo da una famiglia abbastanza ricca. Nessun problema. Quando torno alla mia famiglia, ho ancora più soldi che mi aspetto lì. Allora, è un piacere. Madame. Cosa vuoi che facciamo per te in cambio? Niente, la compagnia è abbastanza. La compagnia? Se dico la verità, non ho mai avuto amici. Beh, madame. E allora stare insieme con me e parlare un po' con un paio di gente sarebbe bello. Nessuno vuole capire se può fidarsi. Dammi un insight, Nessuno. Cioè... Aspetta che andiamo solo al 20. Il primo roll di tutta la campagna. Wow. Vediamo un po' che esce. Nessun John, già è la tua difficoltà a leggere le persone normalmente, a leggere una tartaruga piena di verrughe è pressoché impossibile. Beh, non lo so, io in realtà neanch'io sono molto esperto di amici. Alexandro fa la faccia un po'. Con che cacchio sono finito? Infatti, va a toglierti dall'imbarazzo, Alexandro. Sì. È l'oste che torna e dice: domani, prima che andate alle rovine, che sono a 7 miglia più o meno da qui, mi è venuto in mente. Molto specifico, grazie. Non c'è problema. Suggerirei di passare al negozio in caso vi servano delle diciamo qualcosa, ma anche perché so che 2 dei ragazzi che sono spariti lì alle rovine sono i figli di Kerwin Ugrele. Vada per Ugrele. Posso avere lo spelling? H-U-C. Se no, scriviamolo su Roll20 che famo prima. Beh, era di intrattenimento anche lui. Ma che... Beh... Già. Ma è un nome dell'avventura o lo sì. Hai generato a capo? No. Okay. Anch'io avevo problemi quando ho masterizzato questo. D'altro canto vive a Oakhurst e si chiama Kerwin Ukrile. Vabbè.
E ti dice, lei, due dei ragazzi erano i figli suoi, ho sentito che sarebbe anche disposta magari a dare una ricompensa, che se qualcuno le porta indietro qualche informazione, magari mi conviene passare, sentire cosa da dirvi. Beh, avete detto che nessuno ha indagato nel villaggio, cosa potrebbe mai dirci di più? Beh, vi potrebbe dire se magari esattamente dove sono andati, e magari potrebbe offrirvi una ricompensa, qualcosa, so che era interessata, insomma. Non che io mi batta per i soldi, giammai, devo ripulire il mio onore, quindi non mi interessano i soldi. Beh, però se gli riporti i figli è molto onorevole. Questo sì. Beh, se allora ci stiamo dirigendo verso le rovine e i pochi indizi che abbiamo ce li ha quel tizio lì, allora sarà bene andare. Una donna, ma... Ah, una donna. Abbiate pazienza, insomma, il nome poteva essere un po'... Poteva essere qualsiasi, è un codice fiscale di nome, non gliene faccio una colpa. Beh... Bene, la stanza è di sopra, quando avete finito di mangiare, andate, fatevi una bella dormita e buona fortuna. Grazie, buon uomo. Grazie a voi. E Alexandro gli lascia una piccola mancia. Di quanto? Non lo so. Due monete di rame. Due monete di rame? Sì. Le intasca con piacere. Sto morto di fame. E quanto devo pagare per tutti? Cosa sono? Due, sei monete d'argento. Se non ce l'ho argento è solo oro. Ti segni, togli una d'oro e te ne metti quattro d'argento. Ok. Allora, metto quattro d'argento e otto di rame. Giusto? Ammazza, sei un pezzente, sì. Io ho pagato per tutti. Ma io, ho lasciato la mancia. Ah, ok. Cioè, 10 di rame sono uno d'argento. Un argento. Ok, argento. Vincenzo. Ecco. Perfetto. Allora, passate la notte nella taverna del vecchio cinghiale. Scoprite che il vecchio cinghiale è in effetti il buon Garone, viene chiamato il cinghiale per il suo russare oltremodo rumoroso e molesto, oh no, come il grugnito di un cinghiale. E dopo la notte di sonno non forse migliore che abbiate mai fatto, esatto. anche perché nessuno non si fida, quindi sta lì in un angoletto in guscio. Alessandro si spoglia. Ma che pessimo compagno dei suoi indumenti e armatura eccetera, e fa vedere il suo fisicaccio da paura. Se fosse una serie TV sarebbe un fanservice, insomma. Certamente sarebbe dell'HBO. E io mi ritiro dentro mio guscio. E anche quello è fanservice. <alla fine. ride> Certo. È al contrario. Ok, il mattino successivo, di buon'ora vi alzate, dopo una leggera colazione a base di pane secco e birra annacquata, solo quella serve. Mamma mia. Siete pronti a iniziare la giornata? Il villaggetto di Oakhurst al mattino è già un po' più ridente, insomma è estate, ci sono i campi, inizia a crescere la segale e il frumento che ondeggiano in una leggera brezza. Il cielo è azzurro con delle simpatiche nuvolette bianche. C'è un bel clima, la gente inizia a muoversi, i contadini portano in giro il loro bestiame. Sentite il ping 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 di un fabbro poco distante. Vedete una piccola gnoma che passa correndo verso un piccolo tempio costruito vicino alla piazza centrale, come se fosse in ritardo.
E vicino al centro, diciamo, a una piccola casa signorile parzialmente fortificata che immaginate essere il centro amministrativo del villaggio, vedete un negozio abbastanza ampio, in effetti, che sembra essere più o meno l'unico della città, quindi nonostante la cittadina, il villaggetto non sia particolarmente popoloso, sembra comunque un negozio abbastanza grande, abbastanza ben fornito, una struttura di legno con solo la base in pietra, con una piccola scalinata che sale verso l'ingresso. Abbiamo detto il negozio di? Di Kaorwin Huckley. E cosa vende? È un negozio che vende un po' di tutto, è un general store, mm-hmm. ci dice l'avventura. Ok. Prima le signore. Grazie mille, gentiluomo. E entro. Ok. Sotto al vostro non leggero peso, le assi di legno del pavimento scricchiolano un po'. E ricordiamo che il peso medio di questo party penso sia attorno ai 120-130 kg. Sì. Medio, eh. Medio. E all'interno vedete invece un po' di tutto. Ci sono alcuni barili di provviste, vedete dei rotoli di corda, che è la cosa fondamentale per ogni avventuriero, come ben sappiamo, appesa alle pareti, mm-hmm. archi, balestre, oggettistica assortita, cose di tutti i giorni, alimentari, eccetera, eccetera. E dietro all'ampio bancone, dietro a cui sono costruite tutte le cose un po' di maggior valore, un po' meno ingombranti, si muove una donna umana dall'aria invecchiata precocemente, ha questi capelli neri tutti arruffati con delle venature di grigio evidenti, al volto che sarebbe anche abbastanza piacevole ma che si vede che è corrucciato da una preoccupazione profonda. Ed è lì che tratta con alcune persone, gli dà una cassetta con delle cose, prende alcune monete e poi questi se ne vanno e restate solo voi all'interno del negozio. Lei solleva lo sguardo vedendovi, resta un attimo stupita da questo gruppo così bizzarro. Tu, Alexandrus, che sei alto 2,50 m, se ben mi ricordo, sì. Sfiori quasi con la testa alle travi del soffitto. E lei vi guarda un po' sorpresa e dice: ma buongiorno. Buongiorno signora. Cosa posso fare per voi? Madame, siamo degli stranieri accolti in modo benevolo da questo villaggio. Abbiamo potuto sentire, insomma, della disgrazia che vi ha segnato. I miei figlioli. Ebbene, sì. Sharwin e Talgen. Come? Sharwin e Talgen. Come un senso di déjà vu. Spelling. Io me lo immagino che Nesbo lo chiede. D'altro canto è mago. O mag scrive. Che età ha più o meno la sta signora? Avrà una quarantina. Sta a fare un pensiero. Era per ritrarla meglio. Anche perché con lei non puoi procreare. Vero. Ma lui non sa. No! Ti rifaccio, rifai io i ragazzini. Ma che te frega di quelli che hai perduto? Sì, i miei poveri ragazzi si sono fidati, hanno seguito quel balordo di Caracas. Come? Sì, un ranger che vive da queste parti, lui e Sir Bradford, il paladino di Pelor, hanno detto: andiamo a queste rovine, c'è qualcosa da fare, ne sono sicuro. Sir Bradford era uno nuovo, è arrivato qui poco prima e ha radunato chi gli volesse dare una mano a esplorare le rovine, sono andati e sono scomparsi. Quanto tempo fa? Un mese fa circa, oramai. Un mese di nove giorni.
cara signora, cerchiamo un attimo di capirci. Chi è questo ranger? Lo conoscete? Caracas, Caracas era uno di qui, viveva nel bosco, si dedicava alla caccia e quant'altro. E quando Sir Bradford è arrivato dicendo che sarebbe andato a indagare in queste rovine, si è subito dimostrato disponibile, vedendo lui pronto ad andare. I miei ragazzi hanno detto: ma sì, madre, ci hai educato a fare qualcosa in più, allora dobbiamo andare anche noi, dobbiamo scoprire cosa si c'era dietro a questi goblin, potrebbe essere una minaccia per il villaggio. Ah, vorrei che non fossero mai andati. Mia cara signora, ma sono dei bambini, i suoi figli, o che età hanno? No, hanno 21 anni lei e 22 anni lui. Ipotizzo poiché è il manuale, spero che non mi dia notizie e mi smentisca. Beh, sono vecchi. Sono nel fiore degli anni, hanno già raggiunto la maturità. Signora, io non so in che condizioni li troveremo, ma se sono vivi, lei li potrà riabbracciare. Noi siamo pronti ad andare e a combattere ogni male che li abbia portati via da lei. Bene, bene, vi ringrazio. Sarete ricompensati. Almeno portatemi almeno notizie di loro. Se li troverete i loro corpi, vi darò 125 monete d'oro. Una di più, non 124 e non 126. Se mi riporterete i loro anelli col sigillo, e se me li riporterete dietro in buona salute, allora vi offro il doppio della ricompensa. Beh, noi facciamo quel che possiamo. Signora, lei è una donna generosa e questo lo apprezzo. Quel che più mi importa però è che se dovessi riuscire a portare indietro i vostri figli, parliate bene di me. Ma certamente, certamente. Com'è il vostro nome? Il mio nome è Alexandru Som. Lo ricorderò, Alexandru. Io cercherò di ricordare il suo nome e quello dei suoi figli. Cercherò. Chiedere un altro. Quanto ha detto che ci dà? 125 monete d'oro a testa. Mamma mia. E doppio se glieli portate indietro vivi. 125. Okay. Si è messa da parte un sacco di soldi. Eh beh, si vede che è un negozio molto grosso. Poi sono anche di famiglia nobile loro, quindi. Chi è che ha tirato qualcosa? Ah. 125, beh, così. In modo che non ci scordiamo, insomma. Sì. Bene. Allora, ok. Allora, signora, diteci qualsiasi dettaglio ci possa essere utile. Diteci del loro aspetto, di quando se ne sono andati, qual è la direzione che hanno percorso, e soprattutto parlatemi di più di questo ranger che non mi piace affatto. Guardate, si sono diretti, ma soprattutto appunto Caracas è stato un folle, uno sciocco. Ma viveva qui da lungo tempo, io non penso di poterlo sospettare. Sir Bradford è lui che ha avuto questa bizzarra idea. Fondamentalmente a est, nord, sud, ovest di qui si trovano queste rovine. Tutte le direzioni. Le rovine. Che grande è! È un anello. Non date troppo credito a questa cosa. Si trovano le rovine di questa vecchia rovina, forse una cittadella, non l'ho mai capito. Fondamentalmente c'è una grande fenditura del terreno dove questa città è crollata all'interno, però sembra che abbia mantenuto in parte la sua struttura, questa cittadella, non città. E loro si sono avviati lungo la vecchia strada che porta in quella direzione, nel punto dove la vecchia strada lambisce
il precipizio lì sembrerebbe si può scendere all'interno, così mi hanno assicurato, così assicurava Sir Bradford quando era qui. E sta più o meno a 7 miglia in nord-sud-est-ovest. Signori, io mi auguro che voi non vi allontaniate mai dal vostro villaggio, che insomma, con la conoscenza che avete delle direzioni, veramente, io credo sia per questo che i vostri figli non siano ancora tornati. Lo spero, ma temo il peggio. Beh, signori. Scopriamo insieme la verità. Promettetemi una cosa, se riusciremo a ritrovarli, parte dei soldi che intendete darci spendeteli in delle bussole. Ma eppure ne ho qui una, te la dai e continua a girare intorno. Oddio, che maleficio è mai questo? Mai visto una cosa del genere. Comunque, se seguite la vecchia strada, non potete sbagliarvi. Così faremo, signora. Intanto cercate di dar sollievo al vostro cuore. Però Scusate, almeno ora ho la speranza. e la guarda intensamente. Lei lo guarda, è un bell'uomo, Sommer. Signor Sommer. Signora. Fuori. Crudele. Ne riparleremo. Eh A sì. presto e buona fortuna. Che timora vi accompagni. Chi? La dea della fortuna, abbastanza ben conosciuta. Siamo in una sorta di Forgotten Realms. Nessuno si azzardi a farmi commenti sul lore perché non me lo ricordo poco e non avrà nessuna importanza. No, ma era proprio un esubio. Lui si vede che la dea della fortuna non l'ha mai Non la vista. conosce. La conosce proprio manco di nome. No, poverino. Allora, ridimmi un attimo, perché io ho fatto sto burrone qua, ma io non ho ben capito dove ho Allora, ubicato sto. facciamo un bel montaggio del nostro party che parte, o volete fare ancora qualcosa qui in città? Dovete comprare qualcosa? Dalla Ma con Stable? quali sordi? Ma Fammi quali vedere. Io ho 28 monete d'oro. Quanto sei nobile e Esatto. Fammi vedere ma chi che. era? Era anche Alexandro che aveva avuto Sì. Io ho un 34 e spicci monete d'oro. ricchi tranne René su Gian. Possiamo dare un po' in beneficenza a lui. No, non importa. Signor Nesu, se ben ho capito il suo mestiere, io so che voi maghi avete bisogno di pozioni, strumenti, cose. Fuori sta. Aspetta un attimo, fuori c'è l'uragano. Come si è fatto? Madonna, Il sta solo piovendo. invocare il nome di Nesbion Sì. Effettivamente. porta sventura. Secondo me è la perfetta incarnazione del 2020. È vero. È bizzarro, inaspettato e carico di sfide. E tutti avremmo preferito avere qualcosa di diverso. Sì, esatto. Comunque, Nesu John, non avete bisogno di nulla per i vostri incantamenti. Beh, ho tutto ciò di cui ho bisogno per quelli di cui sono capace. E poi mi aiuta il Pidius. Come? E vabbè, non penso che vada veramente in giro con la gabbia del disegno. Sarebbe un po' scomodo. Magari gli esce da. Gli fa, gli spunta da. Dalla maglietta, questa testolina di pipistrello. Oh,
E sappiamo anche cosa sta portando in giro il Nesu John a proposito del 2020. Oh no, è vero. Beh. Vabbè. Non gliene faremo una colpa. Allora. Quindi non avete bisogno di nulla? Dunque mi venga in mente al momento. Perfetto. Allora, via, via, lungo la vecchia strada. Ah no, ecco che volevo fare, volevo cercare di capire un attimo meglio com'era sta struttura. E dopo aver camminato per 10 minuti tornato indietro. Un attimo. Cos'è? Allora. No, cioè io giocatore volevo capire. Sì. Allora no, cioè fondamentalmente un profondissimo burrone nel terreno, largo dai 30 ai 40 piedi, largo o profondo, adesso mi fate venire il dubbio. E voi dovete sapere che ci sono 18 fogli di note diverse. Ok. Allora. Vorrei fare una planimetria. La planimetria mi sembra davvero eccessiva. Tanto poi avremo le mappe, sono complete. Giusto, beh, insomma, un'idea. Ah, intanto che io vado un attimo a chiudere là, che sta veramente volando tutto. Sì, intanto io te lo ritrovo esattamente. Sto vedendo più il prezzo di video breve. Well, this is awkward. Sento il vento che sta portando via casa. Ottimo. Secondo me domani esco e scopro che gli ultimi piani non ci sono più. Vabbè, tutto sommato, considerate alcune faccende di cui ben sappiamo, potrebbe quasi starci. Allora, ah, eccolo qui, la ravina il burrone è lungo diverse miglia in entrambe le direzioni ed è in qualsiasi direzione. No, sud-est, ovest, d'altro canto, l'hanno detto. E ha una profondità ed una larghezza media di 30 piedi. Mi rendo conto. Allora non possiamo saltare. No, tranne che nel punto dove arriva vicino alla strada, dove si allarga a 40. Mamma santa. E volato via. Ma si sente il vento. Eccoci. Ecco qua. Eccoci qui. Allora, là è un burrone che corre in tutte le direzioni, no? Diverse famiglie. No, in realtà è tipo una spaccatura, immaginatela. Sì. Che per diverse miglia in entrambe le direzioni. Quali direzioni? E che ha nord, sud, est, ovest. Ok. Ed è larga più o meno 30 piedi e profonda altrettanto. Okay. Tranne che nel punto dove si avvicina di più alla strada, che arriva a una larghezza di 40 e da lì poi scende ulteriormente. Andiamo a scoprirlo durante questa nostra avventura. Ok. Ma quindi allora, questo è il burrone. La strada va così? No, la strada lo costeggia. Ah, lo costeggia. Ok, quindi qua c'è la strada. Esatto. Ok. E da uno di questi, dei lati di questa strada, c'è Oakhurst. Che è il posto dove siamo. Esatto. Mm-hmm. Tipo qua. Però, siamo un'illustrazione di un sussidiario. Tipo qua, così. No, immaginavo a una delle due estremità, non direttamente affacciato sul precipizio. Dovete seguire la strada per 7 miglia prima di raggiungere il punto che si accosta al precipizio. Ok. Aspetta un attimo. Così passa allora, ci dice che la vecchia strada passa a est della rovina. Quindi Oakhurst a questo punto potrebbe essere o a nord o a sud del posto. Nord, sud, ovest, est.
Oddio. Quindi la strada va da nord a sud. Esatto, e corre a est della, del burrone. E o corste o a nord o a sud a questo punto, però non ce lo dice, almeno io non l'ho trovato. Ah, ok, quindi sta tipo qua, famo. Esatto, ipotizziamolo a nord. Qua. Così. Poi Esatto. c'è questo burrone che ha una certa inizia e poi va, prosegue. Esatto. E a un certo punto questa strada gli arriva molto molto vicino. E questo è il punto a 7 miglia dove voi dovreste riuscire a trovare una discesa o qualcosa del genere. Noi da qua arriveremo qui e da qui qui. Esatto. E queste rovine? Queste mine sono nascoste all'interno del burrone, Ah. così si vocifera almeno. Poiché non sapete se qualcuno c'è mai stato, perché non vi siete informati, però questo gruppo di avventurieri è quello che ci è andato più di recente e non ci è tornato indietro nessuno. Scusate se si sente l'uragano, ma veramente c'è un vento terrificante. Ah, un secondo solo, scusate. Ecco, l'alieno doveva comunicare con il suo pianeta, con quei gesti e quei versi gutturali che voi ben conoscete, ma che non possono essere riprodotti su internet. No, per carità. Allora, vi avviate quindi verso sud, questo abbiamo scoperto, in questa bella mattinata. Sono prati verdi, vedete le mucche al pascolo all'inizio, poi man mano che vi allontanate, questo ambiente quasi rurale lascia spazio ad un ambiente un po' più selvaggio. La strada, che era un tempo pavimentata con attenzione, con grandi lastre di pietra, adesso è completamente coperta di erbe che crescono in mezzo alle crepe. Ai lati ci sono grossi cespugli che la ingombrano in parte, però si riesce a seguire ancora abbastanza bene. Qui là ci sono anche alcuni frammenti di vecchie pietre miliari, di colonne, eccetera, eccetera. Ogni tanto vi trovate a superare alcuni vecchissimi boschetti di querce, con queste querce enormi, centenarie e molto belle. E alla fine vi approcciate effettivamente al luogo. E qui ci imbattiamo nella prima di delle descrizioni che la nostra avventura ci offre da leggere così, come si trovano al nostro pubblico. Queste descrizioni però sono scritte in inglese e io avrei potuto sedermi qui e tradurle ben benino in italiano, ma ho deciso di fare un altro approccio. Perché? Perché comunque abbiamo visto in faccia i nostri giocatori, abbiamo visto qual è l'atmosfera di questa giocata, quindi le copieremo e le incolleremo direttamente nel traduttore di Google. Quindi devo aprire una pagina. Ah, No, lo faccio io e ve le leggo lo leggi, ok. con la mia voce suadente. E alle volte avranno un po' avranno più senso, alle volte meno. Se non ne hanno per nulla, poi me lo chiederete e vi darò dei ragguagli. Vado quindi a leggere con il mio miglior tono da narratore mai provato il primo testo introduttivo. La vecchia strada passa ad est di uno stretto burrone. All'approccio più vicino alla strada sulla fenditura, diversi pilastri spezzati sporgono dalla terra dove il burrone si allarga. Due dei pilastri sono dritti, ma la maggior parte è inclinata in cima alla terra in pendenza. Altri sono rotti e molti sono apparentemente caduti nelle profondità oscure. Alcuni pilastri simili sono visibili sul lato opposto del burrone. Una robusta corda annodata è legata a uno dei pilastri pendenti su questo lato del burrone. Bravo Google Translate, dai, tutto sommato. Vabbè, ha senso, dai. Ok. Sì. Quindi avevo detto, ci sono delle corde. Annodate a un pilastro, uno di questi pilastri ancora inclinato, e poi c'è effettivamente il precipizio. E qui là ci sono degli altri, sono
sono degli altre, delle altre, come si può dire, degli altri che, delle altre colonne come queste, però crollate. Su, ma per terra, cioè su, sul sentiero? Sì, 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 lungo la strada. E ne vedete anche delle altre al lato opposto di questo burrone. Come se quando questa fenditura si fosse aperta, avesse lasciato indietro tutto, avesse spaccato la terra proprio e separato queste colonne. Sono colonne proprio di architettoniche. Sì, 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 colonne di pietra, esatto. Come se ci fosse stato, appunto, qui vi hanno accennato qualcosa di questa città che è crollata, è stata inghiottita dal suolo, eccetera, eccetera. Posso guardare i beni per capire qualcosa in più? Sì, puoi darmi un'investigation se vuoi. E se non sono proficient? Puoi farlo lo stesso con gli svantaggi del caso. Non male. Allora scopri diverse cose. Vedi, prima di tutto, che queste colonne sono rotte, però hanno diversi graffiti incisi nella pietra. Qualcuno di voi parla il nanico per caso? Nope. Sì. L'alfabeto è quello nanico, però non sono scritte in nanico, non hanno alcun senso, sono scritte in un'altra lingua. C'è qualcosa scritto qua. Sono ovviamente più recenti delle colonne, qualcosa di sinistro. Sembra più recente, ma non riesco a leggere anche se conosco l'alfabeto. E no, neanche io. Guardando con attenzione lo spazio fra queste colonne, noti anche, Tortellina, che ci sono i resti di diversi fuochi da campo che sono stati nascosti anche abbastanza attentamente. Uno che ti sembra anche abbastanza recente, potrebbe risalire anche tipo un mese prima o meno, che è quando sono scomparsi i nostri avventurieri. Più di una persona ha fatto il campeggio qua. Ma da quanto? Quello più recente sembra circa un mese fa, secondo me. Forse erano i nostri poveri ragazzi. È possibile. Ci sono delle tracce. Fatevi controllare. Beh, c'è questa corda, appunto, che porta direttamente di sotto e che sembra abbastanza recente. Anche questa corda è in buono stato. Beh, mi sembra chiaro che si siano avventurati qua giù usando questa corda. Il tempo si sta guastando. Sì. E mentre Alexandro afferma questa cosa, questa bella giornata estiva, come può succedere nella zona di Oakhurst durante l'estate, si inizia a coprirsi di nuvoloni neri e si ode distante il suono di un tuono. Forse dobbiamo scendere. Sì. Beh, tanto dobbiamo andare. Beh. Guardando di sotto vedete appunto che c'è questa corda che scende abbastanza facilmente, oppure ci sono anche a fianco ad essa tipo dei piccoli appigli scavati nella roccia, che però, viste le dimensioni di tutti voi, sono davvero troppo piccoli. Ma sembrano, cioè, appigli per essere umani. Dammi un survival, Alexandro. Va bene. Io posso aiutare? Se sei proficient, sì. Sono proficient. E allora sì. Con advantage. Vai. No, aspetta, vai. Che qua non si può. Aspetta, com'è che si metteva? Io mi guardo a disagio. Come si metteva nella scheda che si poteva tirare anche con advantage o disagio? È lì in alto a destra, guarda, roll. Ah, eccolo qua. E quale devo mettere? Questo. Non. Ah, vabbè, quale devo mettere? Non lo vedo. No. No. Ecco, adesso Always roll advantage, advantage toggle o query advantage. Ti toggle. Eccolo qua. Perfetto.
Allora, tiriamo con advantage. Survival. D'accordo. Sono sicuramente per delle creature più piccole, visto che avete avuto già informazione del fatto che vivono qui dei goblin, probabilmente questi passaggi scavati nella roccia sono probabilmente quelli usati proprio dai goblin per entrare e uscire da qui. Beh, sono i goblin. Mi sembra chiaro che siano gli appigli per i goblin. Noi siamo grandi come almeno 3-4 goblin. Anche di più, secondo me. 5 goblin. Sì. No, non Facciamo possiamo. sempre. Direi proprio che non possiamo usare questi appigli. Ma la corda forse può tornarci utile. E la saggia. È robusta, è solida, è solida. Ce la possiamo fare. Proviamo. Ok, in che ordine scendete? Lasciate che Beh, vada io. io prima, in modo che se avete problemi poi posso essere lì sotto per aiutarvi. Molto gentile. Oh mio Dio. Sento che anche casa tua si sta Sì, scoperchiando. vola via tutto, fra un po'. Io vado in fondo. Ok, quindi scendono Alexandru, Tortellina e Nerjon. Perfetto, è il momento di giungere alla nostra mappa. Aspetta un po' che cambio. Iniziate a scendere lentamente e man mano che scendete, mentre fuori si fa sempre più oscuro, abbiamo un'altra descrizione per voi. Una sporgenza sabbiosa domina un golfo sotterraneo di oscurità a ovest. La sporgenza è ampia, ma ruvida. Sabbia, detriti rocciosi e le ossa di piccoli animali lo ricoprono. Una tromba delle scale sbozzata zig e zag lungo il lato della sporgenza, scendendo nell'oscurità. Ah, fine. Infine, Bene. end scene. è sbozzata zig e zag. Io direi di sbozzare giù a zigzag. Dobbiamo ordinare qualcosa per scendere da questa No, corda. no, dice Ah, ok. semplicemente che è una semplice discesa, grazie alla Ok, corda. sì. Sono 50 piedi di discesa comunque, quindi insomma è una bella discesa. Però Aiuto. arrivate al fine in fondo, grazie a questa corda, con un po' di fatica, un po' di sudore, soprattutto chi di voi non è particolarmente forte, potrebbe avere qualche difficoltà. Che immagino che voglia dire me. Non aveva tanta forza Nesu John, mi ricordo, per un mago Po messo poca da no, però insomma. quanta ne ha? 13. Buttalo via. E invece Tortellina? 16. 16 di forza. Ah, è vero che era il monaco forte, Tortellina. Io sono il debuluccio qui in mezzo. No, no, riuscite tutti a scendere senza problemi. Andiamo a recuperare i token. Così li abbiamo poi sulla mappa. Andiamo a mettervi a scala. Siamo giganti. Beh, effettivamente. Nesu John, Alexandru, tu atterri per primo. Dammi un perception check mentre stai scendendo. Dov'è la scheda? Eccolo qua. Un perception. Fammi un po' dare un'occhiata. Ah, Spoiler scusate, ho tirato l'advantage. Vabbè, è il 14. alert. Ok, è un pareggio. Ritiriamo allora. Ok, Uno scontro malapena partitani. Alexandru noti le massicce code di tre enormi ratti
che si nascondono sotto delle pietre lateralmente, ovviamente pronti a balzarti indosso quando tu arrivi in fondo. Alto là, fiere maledette. Cosa c'è? Laggiù. Ratti. Ma che carini. E sguaio. Orrendi. Ora sono stati a quattro dei bastoni. Già sono pronti. Amori meglio al pubblico pagante. Carini. Allora, Alessandro, cosa devo, fare? Devo dire che gli occhietti malefici mi ricordano qualcuno. Bestie dell'inferno. Esatto. Io attaccherei, non so se ho la sorpresa. Allora, tiriamo dell'iniziativa, allora, se ti getti nella mischia, tiriamo certo, dell'iniziativa. Certo, ricordi. È il primo combattimento, vediamo se ci giochiamo già qualcuno contro tre ratti giganti. Sotto cielo, spero di no. C'è il primo 20. Bello. Il primo 20 naturale, sono iniziati a punto. E ci manca Nesu. Ah, pa. Nesu se la sta già dando a gambe. Sta già risalendo la corda. Dicendo nope. In realtà ci poi dobbiamo farci. Facciamo lo spareggio subito tra i ratti e Nesu John. Mi incontri ratti. È così emblematico tutto ciò. Io non metti. Ok, Alessandro, sei subito a terra come una furia. E si porta avanti. Ricordiamo di che classe è Alessandro? È un normalissimo guerriero. Normalissimo guerriero. Ma che normalissimo, ma che normalissimo. È un eccezionale guerriero. È l'eccellenza del guerriero. È proprio il protagonista di un manga. Sì. E lo sarà ancora dopo che i ratti avranno finito con lui, però. Vedremo. Sfodera la sua great sword e va. Con un non adesso. Ma non quella. Eh? Non adesso, dicevo tortellino. Ah, no. Non quello custodito nella proboscide di Mammut. È vero. 21 direi che colpisce il ratto. Diamogli di danno. E lo riduce a una polpa sanguinolenta. Quindi da sopra vedete Alessandro che salta giù, urla. Si sente semplicemente questo rumore secco. Vedete i suoi muscoli che guizzano di tutta potenza. Mamma mia. Il suo collo che si irrigidisce, le sue braccia che si tendono e zacchete, lo spiaccica completamente. Gli altri due ratti però non si fanno intimorire Alessandro e ti sono subito addosso cercando di abbatterti con le loro zannette schifose, e hanno advantage poiché sono in due. Oh no. E hanno pack tactics. Quindi si danno advantage gli uni con gli altri. Abbiamo 22, ti colpisce per 3 punti ferita, Alessandro. E il secondo a sua volta ti è addosso con le sue zannette schifose e ti colpisce per 6, Alessandro. Si ritrova sul collo questi dentini lunghi. Nesu John, tu sei ancora sulla corda. Sotto di te il gigantesco carapace di tortellina e dei tortellini. E ancora più in basso Nesu John coperto di sangue dalla testa. Alessandro Sommer, dovete sapere che una delle mie principali caratteristiche come master, cari ascoltatori, è quello di ciccare perennemente i nomi dei personaggi. Benissimo. Anche quelli dei giocatori ogni tanto, ma sì. Più quelli dei personaggi. Ma io non li vedo già questi ratti? Sì. Okay. Anche tu hai visioni, quindi li vedi senza problemi, anche se ci fosse un po' di problemi di luce. Ok, quindi sono a tiro. Vediamo. Su questo qui, mm-hmm.
casto Toll the Dead. Toll the Dead, ok, vai ne su John. Ma non farmi il danno, no? Aspetta un attimo, attacco, ok, prego. Deve fare un tiro solizio sulla saggezza. L'attacco non ha prodotto alcun danno. Infatti, aspetta un attimo. Ma come? Tanto non produce nessun danno, in effetti, perché tira un 17 sul suo tiro salvezza sulla saggezza. Sto oh no. Mai visti. È una di quelle serate devastanti, temo, dove il master tira bene quei dadi e tutto è un problema. Ok, adesso lo sai. Non ne prende metà, però, giusto? Non ne prende nessuno? No, no, era solo per vedere se okay. Funziona. Perfetto. Tortellina dei tortellini. È il tuo momento. Io tiro fuori mio mattarello. Prima scendi sì. Dalla corda, immagino. Sì, sì. Perfetto. E magari rimane aggrappato da quei denti. È vero che combatteva con il mattarello, è vero. Sì. Attacco normale, penso. Sì. Perché non puoi fare... Oh no! Bello, 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 bello. Bello. Mi raccomando, diamo allora, pure in testa, Alessandro. In D&D, normalmente in quinta edizione, non esiste il critical failure. Però è una cosa che a me è sempre piaciuta tantissimo. Quindi, se si tira uno naturale, si tira un altro di 20. Se si tira 5... se si tira 6 o più non succede niente, se si tira da 1 a 5 di nuovo succedono delle cose spiacevoli. Vai 5. Oh signore. Tortellina, tu vai a colpire con il tuo mattarello che ti scivola di mano e cade giù dalle scale. Possiamo dire ai cari amici aspettatori che aspettano con noi la morte di questi moracci. Allora io mi ritiro dentro. No, puoi fare ancora il monaco, può fare un attacco con i pugni come bonus action. Ma sono caduto dalle scale. No, non tu, il mattarello. Ah, ok, solo quello. Sì, solo il mattarello. No, no. Tragedia. Con uno, sì. No. Già se vi tiravi un doppio uno potevo iniziare a pensarci, ma no. Allora questo mi... Sì, esatto. Ok. Allora funziona questo. È normale. Sì. Oh, vabbè. 22. 22. Sì, scusatemi. 22 colpisce invece, esatto. Andiamo a tirare del danno. 7 punti ferita, giusti. Anche questo lo manchi col mattarello. Proprio dopo ci affondi i tuoi artigli da tartaruga e lo abbatti. Alessandro, solo un secondo, Madame Tortellina, grazie. E si fionda su quell'altro. Lanciamo 17. Abbasta? Mi pare di sì. Prima ho fatto. Sì, 17 basta abbondantemente. 13 punti ferita. E anche questo viene spiattellato orribilmente. Maledetta creatura. Ragazzi, io mi avete sono. Avete guadagnato. Ognuno di voi 25 punti esperienza. Wow. Out of... A 300 il prossimo livello. Alessandro ansima e si tiene la mano sul collo e sul petto, grondante sangue. Mamma mia, che scena sexy. Si lecca le labbra. E puzza di tabacco, dico. Tabacco e sudore. E più sordido degli armadi. Ragazzi, io mi sono promesso di difendervi, ma io mi sento... Non mi sento bene. Ma vuoi riposare un momento? È vero che abbiamo camminato tutto il giorno, quasi. Ci avete messo 2 ore e mezzo. Ci avete messo. Saranno le 10 del mattino. No,
Vabbè. Un po' di magnesio. Cosa? Non lo so, qualcosa da bere, un zucchino. Un cosa? Nesu, apprezzo le tue premure. Lasciami riposare giusto una mezz'ora. Sì, sì. Beh, mi sa che ne serve almeno una. Sì, Nesu. È così didascalico questo ragazzo. È la sua vita, è per quello che è fuggito di casa. Intanto io guardo. Hai recuperato il tuo, sì, il tuo mattarello. Sono già andato. Per fortuna si è fermato. Le scale, trovato e sono giù. Allora. Nessuno vede se ci riesce ad estrarre nulla di utile per i suoi incantesimi dai ratti. Allora, no, dai ratti intorno dei bellissimi intestini. Quindi posso... si limita a premerci la punta del piede. Ne esce del sangue un leggero suono di puzzo. E comunque si potete investigare un po' se sì, volete. Dare volevo un'occhiata fare in proprio giro. Quello. Ma dici che si può fare uno short rest già? Sì, sì, lo short rest lo potete fare tranquillamente. Sì, sì. È l'unico che fare. Cioè che tu puoi fare, oh, perché poi finisci. Questa volta non funziona. Questo investigation. Ah, no, dicevamo, ci sono un po' di sassi, cose che sono cadute dall'alto. No, no, eccetera. Io ho tirato un luna. No, beh, quello okay. Sono robe che, roba okay, che vedete tranquillamente, insomma. Ok, tu Alessandro recuperi 6 punti ferita. Mm-hmm. E Nesu, guardi un po' in giro, vedi se trovi qualcosa di utile. Ma ci sono dei ratti. E qui si vede appunto i resti di un fuoco da campo che è stato bruciato un sacco di volte. Ok, non noti nulla di particolare nemmeno tu, Nesu. Allora, calcolate che qui in questa avventura non è necessariamente sempre un investigation o un perception, dovete un po' valutare se investigare, se fare un perception, se fare un survival, dovete decidere un po' cosa fare. Mm-hmm. Guarda, se guardi qui c'è la linea di demarcazione tra le chiazze di sangue del ratto e le chiazze di sangue di Alessandro. Cosa ci porta in più? E niente, è quello che ho notato. Innegabile. Ebbene, meraviglioso. Cosa avete visto? Beh. Niente in particolare. Grandioso. Ok. Quindi, dopo circa un'oretta, nel cui il nostro Alessandro si è ripreso, iniziate a scendere le scale. Sono le scale abbastanza strette, più o meno larghe 5 piedi, quindi 1,5 metri, e sono scavate in maniera rozza ma efficace. Intuite che se doveste farle di corsa o combattendo potrebbe essere per presentare qualche rischio, però per il resto si scende che è una meraviglia. Lungo questo pilastro. E arrivati qui, quindi dopo aver fatto il primo tornante, da qui guardate di sotto. E abbiamo un'altra descrizione per voi. Sì. Una fortezza emerge dall'oscurità. La cittadella sotterranea, sebbene impressionante, sembra dimenticata da tempo. Se le finestre senza luce, le crepe incrinate e le torri pendenti sono qualche indicazione. Tutto è silenzioso, anche se una brezza fredda soffia dal basso, portando con sé l'odore della polvere e una debole traccia di marciume. Wow! Quindi continuate, immagino, la vostra discesa attenta lungo queste scale, anche perché penso che Tortellini sia larga 1,5 metri, quindi ci vuole un po' di tempo e un po' di attenzione. E continuate la vostra discesa, continuate a scendere. E mentre vi avvicinate abbiamo un'altra descrizione. È molto descrittiva questa. Andiamo tutti, no?
Non so. Sì, state scendendo tutti, immagino. In che ordine andate, però, per mia curiosità? Così? Sì. Tortellina, penso che teniamo lo è vero, prima c'è. Ok. Le strette scale si svuotano in un piccolo cortile. Apparentemente la cima di quello che una volta era una merlatura merlata. Ok. Google inizia ad avere qualche situazione. Peggio di Nesugio. La cittadella sepolta è affondata così profondamente nella terra che la merlatura è ora a livello del pavimento circostante. Quel piano si estende a nord e a sud, composto da uno strato di muratura infida e sbriciolata, che raggiunge una profondità sconosciuta. A ovest incombe la struttura sopravvissuta di quella che deve essere la cittadella senza sole. Una torre si erge sul lato ovest del cortile. Dritto davanti a voi, fondamentalmente. E adesso, aspettate che magari recupero i vostri token. Non con la freccia, ma col mouse. Quindi di fronte a noi abbiamo la torre. Esatto, semi sbriciolate. Questa è sulla merlatura della merlatura, mi raccomando. Ok. Non vediamo quello. Lo so, lo so, adesso, adesso. No, no, anche LOL. Ah, sì, non vediamo il disegno di LOL, giusto? Siamo su Roll20. Sì, LOL, lo faccio. Ok. Sto facendo la torre sbriciolata. Ah. Anche se ancora non la becca. Ma la torre la vediamo dal basso o dall'alto? Dal basso, è un po' più alta di voi, come se voi foste sulla merlatura. E di fronte a voi ci fosse una delle di quelle che erano le torri di questa di questo muro di cinta, di questa cittadella sprofondata. Ok, perfetto. Eccoci qua. E di fronte a voi si apre questa balconata e c'è effettivamente una porta. Ma dovremmo vedere qualcosa? Sì, aspetta che vi metto nell'angolo giusto della mappa. Ah, eccolo qua, aspetta un attimo. Ok. Di fronte a voi vedete appunto il muro di questa torre. E qui siete su una parte merlata, di qua invece ci sono probabilmente dei pezzi della vera e propria torre ulteriormente sepolti sotto questo strato di terra. Quindi c'è una porta di fronte a noi. Sì. E che dire? Io cercherei delle tracce o così. Io creerò un'armatura magica attorno al mio corpo. Bravo. Perché sempre tanto dura 8 ore, quindi vediamo un po' come ci appare, cosa vede il nostro pubblico nel suo teatro della mente quando Nesujon lancia Mage Armor su di sé. Per un breve bellissimo momento una patina opaca sembra ricoprire le sue oscene fattezze. Però poi dopo sì, diventa man mano sempre più trasparente e gli rimane solo questo alone intorno che a volte sembra un po' luminescente. Pronuncia delle parole arcane, fa dei gesti quando evoca questo campo. Vediamo Mage Armor come mi ricordo. SEVUSM, tutto parla, si muove. Qual è il componente materiale, visto che lui ha la sua sacchetta con i materiali magici, ricordiamolo. Un pezzo di pelle tratta con conciata, come si dice. Sì, esatto. Quindi estrae un pezzo di pelle conciata da una saccoccia, mormora le sue parole, viene avvolto da questa... Ci soffia sul rumore. Bello. Perfetto. Nesujon, create meraviglie con quelle mani. Beh. Il lungo silenzio. Stava pensando se doveva offendersi o me. Non sono un artigiano, sono solo un umile praticante.
Non ho mai visto qualcosa del genere. Bravo. Grazie. Perfetto, ditemi allora, come intendete procedere? Allora, io vorrei cercare delle tracce. Ok, per cercare delle tracce, quant'altro di solito si tira un survival? Survival, io ce l'ho. Okay. Come vi dicevo prima, ricordatevi che qui con survival, investigation, perception trovate cose diverse, non è detto che tutti e tre vi diano dei risultati in tutte le aree, e ne potete scegliere uno a testa, insomma. Quindi se tipo tu dai advantage con survival, non puoi fare un altro dei, sì, di questi check. Ok, io survival non ce l'ho e in realtà non ne ho nessuno. Madame, vi siete parsa, insomma, abile nel capire il terreno. Potreste, sì, aiutarmi a trovare qualche traccia di quei poveri sventurati? Volentieri. Cerchiamo. Cercalo. Boh, non c'è nessuno. Che ne so, guarderà un po' se la porta è chiusa, se ci sono dei segni, qualcosa. Ok, cosa vuoi tirarmi quindi? Quanto sono? Cioè, se vuoi cercare queste cose, cosa dovrei dire? Dimmi tu se vuoi trovare un perception o un investigation. Se fai un investigation, cerchi dettagli più minuti, eccetera. Perception, le trappole e cose varie eventuali, insomma. Ah, giusto una cosa, la torre è di pietra. La, sì, porta è di legno o di pietra? La porta può essere di pietra o di legno, ci dicono, non penso venga specificato. Vabbè, diciamo... è di pietra, questo di pietra, questo. Ok. Cioè, più che altro se la porta è bloccata, così, quindi forse tipo perception. Ok, tiratemi, tu Nesu John tira un perception e voi due tiratemi un survival insieme allora. Non sarà... Non è il suo forte però. Quanto aggiunge Tortellino? 3. Oh wow, Nesu. 5, quindi lo tiro io. Ok. Con advantage. Vai. Allora, Alexander, tu noti, non tanto qui davanti tracce non ne vedi più perché... bene o male la superficie, per quanto ci siano parecchi detriti eccetera, sono tutti sassi e pietrosa, quindi non lasciano più tracce, però lungo la polvere eccetera che si è accumulata lungo le scale noti che ci sono tracce di piccoli umanoidi e di grossi ratti lungo le scale che avete seguito fino a... eccoli qua. Quindi invece il nostro Nesu John è lui che si è portato in avanti per controllare la porta, giusto? Immagino di sì. Perfetto, Nesu John, vieni Nesu John, che cadi dalla trappola. Allora, ok. Ah, ok, senza possibilità di sfuggirne, ok. Bene. Ok. No. Ok, cadi nella trappola, Nesu John. Quanto è profondo? 10 feet, quindi mi prendi un bel di 6 di danno, Nesu John. 6, porca. Quindi voi vedete Nesu John che è esitante, si muove in avanti per andare a investigare questa porta di pietra e scompare. Perché un pezzo del pavimento cede di scatto davanti a lui. Oh no! Nesu! Lo sentite uno stock di quelli brutti, che sapete che si è fatto male sul serio. E mi tirate tutta una bella iniziativa. Oh no. Dacci la finestrella delle iniziative. Eccoci qua. Il numero magico, vero? Esatto. Il numero magico. Allora. Ok, per adesso è andata abbastanza bene. Fatemi controllare un'altra cosa.
Tiratemi anche un bel D10. Cioè un dato percentuale, scusatemi. Cocca, tu che sei caduta nel fosso. Sei sleale. No, ok, tutto a posto. Ok. Alessandro, tu con i tuoi, il tuo raffinato istinto da guerriero, sei il primo ad agire dopo aver realizzato che Mesogiorno è piombato nel fosso. Ti sei fatto malissimo. E cosa? E senti anche un suono simile a quello che i ratti di sopra hanno fatto quando tu gli sei apparso a fianco. Probabilmente ce n'è uno all'interno del fosso insieme al poro Mesogiorno. Ratti. Di nuovo. Oh no. E si sporge verso il fosso per vedere. Sporgendo ti vedi che in effetti c'è Mesogiorno con un culo a terra da una parte e di fronte a lui c'è uno di questi grossi ratti pronto a balzargli alla gola. Il fosso quanto è profondo? 10 piedi. Aspetta che zoom. Vediamo. È profondo 3 metri, quindi. Ma c'entro io dentro? Allora, a livello pratico uno penserebbe di sì, ma a livello di regole no, poiché ci sono due spazi sul fondo e uno è occupato dal ratto e l'altro è occupato da Mesogiorno. Sto ratto. E riesco a cercare di infilzarlo da sopra, il ratto? No, per quanto sia grande il tuo spadone non arrivi così in profondità. Aspetta, c'avevo le accette. Sì. Le Hendax. Ah, lancio una di quelle. Ok, sposta anche il tuo token sulla mappa per mostrare il tuo movimento. Resisti, Nesu. No, lo piace. Rimbalza e a momenti prende in pieno il piede di Mesogiorno, però si tira indietro all'ultimo. Mesogiorno, tortellina dei tortellini. Posso cercare di tirare Mesogiorno fuori dal... Non penso che ci arrivi in realtà. No, perché lui poi è prono dopo la caduta, quindi... Vuoi agire tu, Mesogiorno? Beh, proviamo. Basta, però non so se... però c'ho... disadvantage. Ah no, è un saving throw, quindi no. Ok, cosa fai quindi, Mesogiorno? Mesogiorno riprova a scampanare. Perfetto. Cosa uso per scampanare? Che cosa no, come appare questo incantesimo? Dobbiamo... In realtà si sente soltanto. Ma cos'è sto scampanio? Guarda. Aspetta, sto cercando di sperare. No! Vabbè, volevo far vedere la descrizione. Ecco. Ok. Non abbiamo visto il tuo disegno prima. Ah no, lo rimetto. Io l'ho visto. Ah, no. Sullo stream? Sì. Io l'ho visto un attimo. Un bello rimetto. E comunque mi devi dare il segreto. Sì, te l'ho dato, è quel 15 lì sopra. Ah, me l'hai dato in anticipo, ok. Vabbè. Qual è il tiro salvezza di Mesogiorno? 12. Sì. 12. E allora, il nostro buon ratto se ne frega dello scampanino. Tortellina, sta a te. Adesso posso cercare di tirargli i miei giri. Adesso è alto 2 metri. Però... non so se tu avrai le braccia lunghe almeno 1 metro. E come funzionerà questo maledetto guscio? Io sono quasi 2 metri. Beh no, non sei quasi 2 metri. Sei 1,78. Non so se è sicuro che quello che provare a fare pesa 100 kg nel giorno. Sì, io
Ah, i 16 di forza, lo sì. So, però comunque è un athletics abbastanza difficoltoso. Sì. Vuoi fare quello? Volevo provare, perché vai. Non arrivo a quel ratto neanche. Non hai armi a distanza di nessun tipo. Non penso, no. Un dart. No dart. No, no, io... sta a voi, perché è bellissimo il disegno. Aspetta. Facciamo vedere mentre si crea. Vai di dart, lo colpisci. Ok. Non lo abbatti. Penso che posso attaccare con un altro mano. No, dovresti fare un attacco unarmed. Ma non arrivo. Eh no. Nesujon. Rega. Prego. Rega. Prego. Prego. Allora, almeno un advantage. Ok, da 12, Nesujon. 12 mi manca. Perfetto, le sue zannette si spalmano contro la tua armatura magica. Ah. Alexandro, eccolo. Allora, ci riprova. Ne ha due, quindi è l'ultimo. Sì. E vabbè. E vabbè. E si rischia la tragedia. Tirami un bel di 20, Alexandro. No, non voglio. Oddio, meno male. Non c'è tragedia, non c'è tragedia. Nesujon. Tocca di nuovo a te. Mamma mia, che il suo attacco fa schifo. Il disegno non si vede sullo stream. No, perché fin tanto che tiriamo. Ah, ok. È poi così preparatorio, insomma. Però è molto bello. Fatto che ho solo un altro singolo slot, quindi preferisco tenermelo per un eventuale shield. Posso provare ad accoltellarlo? Vai, alla peggio, alla brutta. Forse l'insegnamento del maestro era questo. Lo prendo. La natura orchesca dentro di te prevale, sbudelli il ratto come solo Sandokan con la tigre. Proprio. Gettando da parte il cadavere del ratto nel suppone. Così. Aiuto. Vedi che al di sotto c'è il cadavere di un goblin. Che anche a sua volta è caduto e si è spaccato l'osso del collo. Signora Tortellina. Come? Signora Tortellina. Non ho capito. Ti sto solo chiamando. Per caso è quello che cercavate? C'è il corpo di un goblin al di sotto del ratto. Il ratto è in parte divorato dal ratto, ma sei abbastanza sicuro, non ha il ghigno malefico del maestro Lavrenti. No. E sai che poi il maestro Lavrenti è agile, è pronto, non si sarebbe mai fatto fregare così. No, non è il mio maestro. Però forse era un parente. Sotto a questo c'è anche lo scheletro di altri due goblin. Mi sa che un sacco di goblin finivano qui. In questo buco. Allora sono scemi. Mio buon Nesujon. Scusami. Sul corpo di questo. Vedi che ha una scimitarra e uno scudo. E per caso a qualcuno serve uno scudo? No. A me servirebbero le accette che ho lanciato inutilmente laggiù. È molto utile il grigio. Una scimitarra? Beh. Passa no, qui. Passa qui, valutiamo. Ok. Ne sono ancora lì in mezzo ai cadaveri. Allora, al sangue di ratto. Non vuoi uscire da lì? Quando gli togli lo scudo e la scimitarra, vedi che ha anche un borsello il goblino. Borsello. Cosa c'è dentro? Un po'.
lo frughi e vedi che ci sono dentro 23 monete d'argento e 4 monete d'oro. Ah, stasera festa. Alla 23 d'argento? Sì. Allora sono 21, sì, 21, 7 a testa più 2 che avanza. Tieni le tune su John. Sì. Questo bozzetto inutile adesso di vecchio. È bellissimo. Tu, cosa... scusami, Alessandro ha 4 monete d'oro. Ok, quindi una a testa. Alessandro, segnati nell'inventario il scudo e la scimitarra, allora, Sì. Allora, 4 monete a testa abbiamo? No, allora 7 d'argento a testa e poi d'oro una e poi ne avanza una. Facciamo a morra. Vai. Tira un D3. Uno sono tira... io, due tortellina, tre nevi. Sei schifosamente baciato dalla tortura. Beh, chissà. Allora, cos'altro devo mettere nell'inventario? Ma si troverà qua? Aspetta un attimo, vediamo. Sì, se cerchi la scimitarra e lo scudo e li trascini. Scimitarra? È scimitarra. Con la I? Sì. SC, è come scimitarra, però senza. Allora, me lo metto qua. E scudo normale, shield. Hai finito di descrivere il borsello dell'orecchio? Sì. No. Poi ci sono anche i punti di esperienza? No, perché non sono 25 indivisibili, li ho segnati da parte, per quando ne fate un altro po' che sono divisibili. Bene. Beh, tiriamolo su sto braccio. Sì, okay. Non avete, visto quanto siete alti tutti, non avete particolare difficoltà a estrarlo dal sottosuolo. Comunque mi fa un sacco ridere l'icona di Nesu John, perché c'è quel John tagliato che sembra un po' il suo commento. Nesu, come ti senti? È abbastanza male, grazie. Non possiamo fare nulla per te, purtroppo. Possiamo posarli un attimo? Non lo so, l'abbiamo appena fatto. Beh, gli short rest se ne possono fare quanto si vuole, perché tanto poi finiscono gli dice, volendo. E io ho già tirato. E allora... questo riposino. Ok, quindi vi fermate qui fuori all'esterno, null'altro turba la vostra quiete e nel corso un 3 vi vedo lontano, vedo malissimo. Sì. E di fronte a voi c'è questa porta. Dopo circa un'oretta, of going downstairs. Siete forse pronti a riaprire la porta? Nesu. Non siamo neanche arrivati alla porta. Infatti. Nesu. Sì. Credi che ci siano altre trappole? Mentre lontano dall'esterno sentite pur remoto il suono del fulmine, vi accorgete che fa un buio pesto ormai, non, quella poca luce che filtrava prima in quest'ora è del tutto scomparsa. Quindi tranne Nesu John che ha la scura visione, gli altri due non vedono una pippa. Serviamo una torcia. Già. Ok. E comunque direi che a questo punto non sono la persona migliore a giudicare la presenza di trappole o meno. Forse così. Ma d'altronde
Era ben nascosto. Dopo un attimo che avete tirato fuori, sentite e si richiude. Ah, si è richiusa la porta? La trappola. Ah, la trappola. La porta non l'avete mai aperta. Giusto. Beh, accendo io una torcia. La luce accesa. Va bene. Vado un attimo a valutare i danni che sta facendo l'uragano qua fuori. Sì. No. L'accende Alessandro, dobbiamo ricordargli che non può usare il suo spadone se hai in mano la torcia. Invece può usare il mattarello e la torcia perché tutto quello dai calci. Per quello voleva tenere la torcia. Cosa dicevi, Nesu? No, dicevo in caso lo tenevo io. Ah, giusto. Bene. Allora, in qualcuno mi ricorda quanta luce fa una torcia? Così. Te lo direi se lo sapessi. La diamo a Nesu o a Tortellino, allora, questa torcia? Ah, è uguale per me. Nesu? La prenderò io, tanto. Ok, allora qualcuno se la tolga dall'inventario. Penso Alessandro l'ha già fatto. Allora, vediamo un po' cosa ci dice. Se mi ricordo sono 20 e 20, sì, 20 e 40. A 20 di luce forte e 20 di luce fioca. Andiamo a metterli là. Okay. Si vede? Sì. La parte centrale è più intensa che questa, no? Tutto a posto? Sì, stava solo... c'era la... vabbè, non che interessi a nessuno, ma c'era la porta della caldaia che si era aperta. Ah, quindi okay. Sbatteva. Perfetto, allora, alla fine la torcia l'ha presa Nesu John, poiché lui non ha bisogno di entrambe le mani, invece se tu l'hai, Alessandro, non puoi usare il tuo spadone. Allora lo metto. Bene. Di fronte a voi si apre, cioè si apre, si chiude ancora per il momento questa porta. E lontano tuona sempre più forte. Il tempo è maledetto. Tortellina, tu vai ad aprire la porta? Io apro. E allora andiamo a vedere cosa si c'era all'interno di questa sala. Là. Wow. E abbiamo dell'altro flavor text. Datemi un secondo. Quest'area circolare è acciottolata con granito incrinato, sul quale si estendono i corpi di quattro goblin apparentemente uccisi in combattimento. Un cadavere si trova con la schiena contro il muro occidentale. La lancia che lo ha ucciso lo inclina ancora e lo tiene in posizione verticale. Tre porte di legno conducono da questa zona. Una torre vuota di massiccia muratura raggiunge i 30 piedi in aria. Ma i piani e le scale intermedi sono spariti, ad eccezione di un paio di sporgenze sbriciolate. È stato illuminante. Quindi ci sono questi quattro cadaveri di goblin, uno dei quali impalato con una lancia in alto, e sopra di voi sale per un altri 10 metri questa torre, però appunto è bucata, non ci sono più i vari piani che erano di legno, eccetera, eccetera, sono scomparsi.
Non penso che questi corpi sono lui, ma io guardo ognuno di loro intensamente per capire. Nessuno di loro è quello del tuo maestro, dell'immortale. Che cojones. Come dite, tortellina? Che cojones. Non è mio maestro, nessuno di questi. Beh, forse è meglio così se vuoi vendicarti di persona. Sì, questo è vero. Sono pur sempre dei goblin morti, gioiamone. Beh, oddio. Magari erano buoni questi. Non esistono goblin buoni. È risaputo. Adesso so che questo è vero. Oh no. C'è del malanimo nei confronti del goblino. Sì. Cosa c'è? Allora. No, nulla in particolare. Ok. Non ci sono aperture, non c'è niente. Al solito, quello che vedete così liscio è quello che vi ho detto. Se volete potete fare i vostri check. Sì, facciamo i nostri check. Cerchiamo. Intanto vado a controllare qua. Ok. Anzi, faccio il survival per vedere se ci sono altri tipi di tracce o tracce che vanno da qualche parte. Prego. Ok. E tu, tortellina? O posso aiutare o faccio un perception. Decidete voi. Fai un perception. Ok. Beh. Oh, brava. Adesso John, tu noti, nonostante sia in parte celato, tu parli draconico. Adesso John, io parlo solo comune e orchesco. Oh, ma sei un mago che parla solo due lingue, ma che vergogna. A meno che non ci siamo persi qualcosa nel background, non mi pare. Ottimo, allora. O nessuno di voi parla il draconico? No. Ok, Nisujan, dietro al cadavere di questo goblin impalato, intravedi dei simboli incisi sulla parete. Belli. Invece tu, tortellina, noti che qui, abilmente e sapientemente celata, si trova una porta segreta. C'è una porta qua! Dove? Qua, nel muro. Vediamo. È nascosto benissimo. Ora che me lo fai notare. Beh, fatemi provare ad aprire. Intravedete che c'è una... come si dice? C'è un blocco di pietra che funge, sembrano dei mattoni, ma funge probabilmente da leva per attivare questa cosa. Cerco di capire come funziona. Si tratta semplicemente di angolarla da un lato all'altro. E ce la posso fare da solo? Sì. E allora lo faccio. Tenetevi pronti, non sappiamo cosa c'è là dietro. Oddio. Lo fai con calma o bruscamente? Ovviamente bruscamente, lui è un uomo d'azione. Tiro fuori mio mattarello. Allora, Alessandro, tu apri bruscamente, sposti bruscamente questa leva, uno spunzone di metallo esce dalla parete e ti prende in pieno per un punto per vita. Bene. E la porta si apre di scatto. Oddio. Vi do una breve lettura. Anche qui. Questa camera. Questa camera tascabile.
Scheletri di tre arcieri morti da tempo si accasciano contro fessure di freccia piene di macerie lungo la parete est e sud. La camera da scavi. Vabbè. Pare evidente che questi erano arcieri che stavano combattendo nel momento in cui questa fortezza è stata fatta sprofondare sottoterra. Stanno lanciando delle frecce da queste feritoie, le finestre di freccia, e sono morti quando tutto è collassato. Morti male. Esatto. Non so, cioè, sono non morti? Sono scheletri per adesso. Che tristezza. Ma che tristezza, dobbiamo combatterli. Sono assetati di sangue. Alessandro forse ha dei problemi di gestione della rabbia. È possibile. Salviamo la nostra rabbia per il mio maestro. Sono già morti. Non puoi saperlo. E gli dà un fendente. In effetti, quando Alessandro entra nella stanza per dargli un fendente, vedete che i loro occhietti apparentemente vuoti si accendono in una luce rossa e maligna e si alzano preparandosi a dargli battaglia. Iniziative, signori miei. Io sapevo che ha sempre ragione qualcun altro. Scegliamo queste. Mi manca proprio Alessandro. Arrivo. Ok. Nonostante fosse Alessandro che si è lanciato avanti per primo, sei tu, Nesu John, a prendere in mano la situazione una volta tanto. E non c'è nulla da fare se non scampanellare. Se anche colpisce, è come una puntura di zanzara. Colpisce però. Almeno colpisce. A quello che vale dei tre, questo qui? Questo? Ok. Sente Tetlane che un paio delle ossicine si incarinano un po'. Perfetto. Allora, tortellina. Ok. Ovviamente io non riesco a entrare dentro. Giusto? No, perché penso che la porta sia soltanto quella dove già è entrato Alessandro. Sì. Allora metto via il mio mattarello e tiro fuori un dart. Sì. E a chi lo scagli questo dardo? Lui è già stato colpito. Sì, questo qui. Sempre tutti e due. Questo qui. Ah, ok. Posso colpire anche quello? Sì. Ok. Anche tu, Nesugiano, immagino ti sia spostato un minimo. Sì. Eccoci. Ti metto qui allora. 13 lo colpisci. Bene. Per ben 3 punti ferita. Ottimo. Alessandro. Bestie infami. A cavallo fra la vita e la morte. Siete abnormali. E di cavallo Alessandro se ne intende. Chi è? Bravo Alessandro. E attacco quello già. Quello già ferito. Sì, lo spatasci Alessandro con un secco. E un rumoreggiare d'ossa cade a pezzi. Possono essere sconfitti. Dopodiché tocca a loro. Aia. Allora. E senza colpo ferire ti attaccano. Alessandro, che sei lì gustoso,
21 per 6 punti di vita e l'amico suo 9. Vabbè. Sono 8 punti ferita. Nesujon. Allora. Si continua con i verdi pascoli alpini. Ok. Sì. Quale dei due? Scusa questo. Ok. Per ben 8 punti di vita. Stavolta sentite questo scampanio più secco. Vedete numerose crepe aprirsi nelle ossa di questo scheletro. Che espressione ha? L'ha usato spesso questo cantrip nel suo John. L'ha spesso in giro a scampanellare a morte la gente. No. Quindi ne è colpito. Il fatto è che c'è questo suono lugubre, cupo, che in fondo, nonostante non abbiamo usato questo incantesimo per attaccare più seriamente, però è un po' comunque il sottofondo della sua vita. Tortellina. Adesso puoi andare sui resti rimasti. Ma io passo. Sì, sì, perché puoi, puoi sempre attraversare lo spazio occupato di quelle alleati, ma non puoi fermarli. Allora, Mattarello time. Mattarello time. 20. A quello già ferito, immagino. Sì. Colpisce. Ah. E lo mandi in frantumi. Ah. Tu vedi che il Mattarello è particolarmente efficace. Oh. Ah, è un volare d'ossa. E poi... 14? Mm-hmm. 14 prendi. Ok, per 6. Uh-huh. In realtà, come dicevo, hai notato una buona tortellina, uh-huh, che il colpo sferrato dal manganello, che è bludgeoning, ha fatto un particolare danno. Quindi non so se invece dell'artiglio lo vuoi chiudere a pugno. Posso fare così? Sì, 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 perché tu come monaco, se tu fossi solo un turtle, no. Ma distortle, no, turtle. Però se è anche monaco, tu puoi fare un calcio, può essere una mano chiusa a pugno, insomma, che fa bludgeoning damage. Lo stesso danno. Fa molto più danno, poiché lo scheletro lo vedi che incassa molto di più questo colpo. È ancora in piedi, ma le ossa si frantumano sino a lasciarlo appena in grado di reggersi in piedi dopo il pesante colpo di tortellina. Vai, Alexandro. È la tua fine. Forse no? Ah sì. Lo prendi, sì. 8. Perfetto, anche questo va in 1000 pezzi. Ah. E crolla a terra con un rumore già d'ossa. E continuare a sentire queste campane in sottofondo che si fanno sempre più fioche fino a scomparire. Anche stavolta Alexandro ansima. Alexandro è una maschera di sangue. Sì. Forse dobbiamo riposare il vero. Non credo di potermi riprendere più di così. Ricordiamo che ha 0 hit dice. Ma forse devi dormire un po'. Un bel 8 ore di sonno. Sì, ma è mezzogiorno. Allora, così, facciamo presente una cosa. Possiamo portare sì, non dico. Facciamo presente una cosa. Nulla vi vieta di uscire, di tornare al villaggio se avete bisogno di provviste e quant'altro. Siete personaggi di primo livello. Ricordate. Sì, in effetti. Allora, intanto avete preso tutti quanti altri 50 punti esperienza. A meno che non li avevate presi a mo' di danno. 50 hai detto? Sì. Aspetta, che cazzo sto scrivendo? 75 stavo. Sì. Alexandro si appoggia alla parete
mettendosi la mano sulla fronte. Miei buoni amici, cosa intendiamo fare? Amici? Miei prodi compagni. No. Eh sì. Io posso andare davanti, ma voi sembrano che forse serve un po' di tempo ancora. Non è che stia benissimo. Diciamoci la verità, queste rovine non andranno da nessuna parte. Se noi decidessimo di ritornare al villaggio e proseguire domani. Sì, è vero. E adesso almeno sappiamo che c'è una trappola. Ma non abbiamo preso neanche un goblin. Non ancora, no. Beh, si dice che la vendetta è un piatto che va. È proprio così, Nesu. Molto freddo. Sia chiaro. Sono gli avanzi del giorno freddo. Quindi sia chiaro, non è per animo codardo che non proseguiamo. Anche quello è strategia. Proprio così. Non serviremo a nessuno. Non serviremo a nessuno con mezzi morti. Invece tornando domani in forze. Io sono ancora fresca. Ma l'altro canto e basta. Sì. Però che dite? Devo, uomini, servono riposo, per me non è un problema tornare. Credo sia meglio tornare al villaggio e passare la notte lì. Va bene. E facciamo dietro front. E lasciategli gli scheletri. O forse controlliamo i scheletri prima di andare. Io non penso di avere conoscenze dei non morti. No, magari c'hanno qualcosa addosso. Ok, frugate un po' gli scheletri e trovate su ognuno di essi 20 frecce. Mm-hmm. E ok. Vedete una cosa particolare, però in ognuna delle loro faretre c'è una sorta di piccola sezione separata dove c'è dentro una singola freccia che pare di fattura molto migliore delle altre. E si riesce a capire cosa. Questo è quello che vedete, Nesu, poi starebbe a te. Se la investigo. Puoi darmi un arcana. Arcana, adesso sono propizio. 12. Ti dà l'idea che potrebbe esserci qualcosa di magico, ovviamente senza un detect magic non puoi stabilirlo con certezza, senza un identify non puoi stabilire esattamente cosa c'è, però la fattura, l'eleganza, la precisione da questa idea. Qualcuno di voi usa l'arco? No, io. O no? Ho preso l'arco alla fine. Amico trollare. No. No, avevo preso le asce, è vero, le accette. Ah, ok. E allora niente. Immagino Alessandro che fa tipo, sai come si faceva tipo alle medie. Chi è? Io? No. Ma portiamo lo stesso, forse c'è un posto nella città dove possiamo vendere. Le segno, eh? Allora. Tre frecce speciali, scrive. E poi mi dovete tirare 2 tirami 2 di 10 a testa. 2 di 10. Mm-hmm.
1 2 10. Abbiamo fatto 12, 7 e 11. Allora, trovate 23, 30 monete d'argento. Di vecchi oconi. Pure facili da dividere. E poi altri, e un altro di 10 a testa. Erano argento questo? Argento, sì. Quanti? 10 monete d'argento a testa. Una testa. Una testa. Silver. Sì. Ok, e poi trovate 13 monete d'oro. E come se le dividiamo? 4 a testa e una in più a Nesu John, che sarà in tasca senza farti vedere. Queste erano quelle? D'oro. Quindi 5? Tu sì. Ma solo perché mi ha detto il master. Beh, il master può tutto, si sa. L'inizio è il più povero di noi. Esatto. Ok, quindi dopo questa vostra prima incursione all'interno della cittadella senza sole, dopo essere stati fisicamente provati soprattutto Nesu e Alexandro, mentre Tortellina è fresca come una rosa, vi avviate a tornare indietro verso il villaggio, salite in superficie e dopo altre 2 ore e mezza di cammino al ritorno siete stati via più o meno 8 ore. Vi siete fatti una giornata di lavoro e partiti al mattino verso le 5 e le 6 del pomeriggio tornate in vista di Oakhurst. Provati. Beh, diciamo che no, essendo giugno così c'è ancora il sole che sta tramontando, però magari vi siete attardati in un boschetto di querce a cogliere funghi. La risolviamo in un modo. Tutti hanno detto non voi. Esatto, vabbè, però voi ve ne fregate. Sì. No, vedi, è l'imbrunire. E quando tornate alla taverna, vediamo ancora del buon, vi rimetto qui che avete lasciato per adesso la cittadella. Quando tornate alla taverna del buon Garon, Garon si chiamava, sì sì, vi accoglie guardandovi. Che avete fatto? Siete, mamma mia, quanto sangue. No, non è nulla. Ma il vostro amico armadio è... C'erano un paio di ratti enormi. Dei ratti hanno fatto tutto questo? E anche scheletri. E scheletri. Dio, il non morto. Sì. Allora le antiche leggende erano vere. Ebbene sì. Ma avete risolto qualcosa? Abbiamo iniziato ad aprire la strada per le prossime investigazioni. Avete intenzione di tornare quindi in quel luogo maledetto? Sì, sì, domani mattina. Certamente, abbiamo solo bisogno di una notte di riposo. Avete più fegato di quanto vi avrei dato credito. Bene, sono sempre 2 monete d'argento a testa. Ok. Tortellina. No, 3-6 monete d'argento. Ok. Questo vi fa onore, Tortellina. Cercherò di ripagare con ancora più forza domani. Sono sicuro che riesci. Adesso riposati. Sì. Beh, è così. Come i nostri baldi eroi con la loro cena di stufato e birra annacquata e il loro scomodo letto si mettono a riposare. Mio è comodissimo dentro me. È vero, perché Stellina dorme con la vita all'interno del suo guscio.
Invece Alexandro ha dovuto e anche Neso probabilmente ha dovuto accostare due letti per non gli avanzavano fuori i piedi. Ma Neso ha dormito per le strade, ha dormito. È vero, lui è un ragazzo di strada. Già avere un tetto sopra la testa è un lusso. E compagnia gradevole. E quindi, mentre i nostri si approssimano a dormire, anche noi per questa sera vi diamo probabilmente la buonanotte. Cominciamo a farlo quantomeno. E settimana prossima, penso mercoledì o giovedì, andremo a proseguire l'esplorazione di questa cittadella senza sole con i nostri tribaldi giovani. Vi dirò in tutta onestà che ho temuto il peggio per Alexander Sommer già subito, proprio pensavo che quei tre rappi sarebbe stato, cioè, il personaggio più figo del bigoncio che arriva e poi ratti pa. Ma quello in D&D è un classico. Io ho visto personaggi tirati malissimo, sopravvivere fino al 20° livello, e personaggi che devono essere dei scesi in terra a schiantare al primo. Quindi vabbè, alla fine è un lavoro di squadra, se nessuno ti cura può essere figo quanto te pare. Infatti alla prossima sessione andiamo a cercare, non dico qualche pozione, ma insomma qualcosa di simile. La speranza, cioè. Ricordiamo o accenniamo al nostro fedele pubblico che in caso di necessità io questo pomeriggio ho preparato più o meno casualmente, anche se non con la stessa cura che facciamo così, tre personaggi di rapido ricambio in caso qualcuno ne avesse bisogno. Ma speriamo di non averne necessità. Noi ci aggrappiamo a loro con tutte le nostre forze. Perfetto. Ebbene, allora, qui ho voluto concludere con un accenno di notte, anzi no, di crepuscolo. Guarda lì. Che bello. Come quella luce, diciamo, simboleggiare la speranza in un futuro migliore. La speranza di non morire al prossimo di durare almeno un altro giorno. Esatto. Come delle falene in estate. E qui, su questa scena di Oakhurst, conosciuto anche come San Giacomo sul Panaro, lasciamo i nostri eroi e voi, i nostri cari ascoltatori. Ebbene sì. Allora, vi ricordo che nei prossimi giorni caricherò tutto su YouTube, quindi chi volesse recuperarsi il tutto lo trova sul canale YouTube. Su Instagram inizierò a postare questi disegnetti, così da ricostruire un po' questo primo episodio. Mi raccomando, per chi ha apprezzato, ci segua qui su Instagram e su YouTube a breve. Beh, io direi che possiamo darci la buonanotte. Possiamo seguire, cioè i nostri personaggi giocano di ruolo noi stessi, loro vanno a dormire e noi li seguiamo. Buonanotte a tutti, alla prossima. Grazie, buonanotte. Ciao. Ciao. Ciao.